Ragazzi, in questo nuovo video vediamo come funziona Panzoid. Avevo già registrato un video, purtroppo per la durata ho dovuto ricrearlo di nuovo. Dunque, in questo video vediamo come utilizzare Panzoid, un programma gratuito per creare delle intro per YouTube o anche degli sfondi direttamente per la grafica di YouTube. Ecco, qui vediamo, ci sono già tutti i progetti, volendo si possono usare anche questi, ma sono troppo complessi. Siccome è un tutorial, devo far vedere come funziona il programma. Dunque, qui vediamo la risoluzione, il frame rate e la durata del video. Questo non ho idea a cosa serve. Ecco, questa è la parte più importante, quella degli oggetti. Per realizzare una intro inseriamo un testo. Ecco, appare così in base. Come vedete, no, per adesso non abbiamo inserito nessun effetto. Qui editiamo e è semplice. Ora, per vedere gli effetti inseriti, basta cliccare qui e si vede l'effetto inserito. Con la freccia, volendo si può usare anche le freccette, si riduce il testo. Così, volendo. Questo non cambia niente. Ok. Ma qui si può inserire la rotazione del testo. Vedete? No, scusate, questa è la posizione del testo, si può andare a sinistra o a destra. E questo invece serve per roteare il testo. Qui si può scalare. E da qui si può personalizzare il colore del testo. Ora è bianco, se si clicca qui diventa arancione. Scusate se vado di fretta. Da qui si può inserire gli effetti. Dunque. Sì, si può inserire degli effetti che naturalmente vediamo nel prossimo video. Ecco, qui ci sono gli effetti proprio. Da qui possiamo inserire degli effetti negativi. Tipo, vediamo. Vedete, avete invertito il colore. Ora se si fa così, torna normale. Mettiamo 0.20 e vediamo l'effetto. Avete visto che è cambiato? Possiamo diminuire la velocità dello shake. È già più normale. C'è anche la possibilità di cambiare la prospettiva, ma il 3D è sempre meglio. Da qui possiamo inserire la musica, che mi raccomando, dovete avere la licenza data, non devo evitare problemi di copyright. A parte che in un video di 10 secondi non penso ci siano problemi se inserite tipo musica coperta da copyright, ma è sconsigliatissimo, perché poi vi arriva lo strike sul canale ed è un casino. Ecco, dunque, vediamo se poi giù ho controllato tutto e si è incasinato al menu. Ok, da qui possiamo, cliccando su questo qui, download. Possiamo mettere le varie qualità. Qui c'è il formato che vi consiglio di non cambiare perché non ho idea di cosa serve quest'altro. E da qui si scarica direttamente, bisogna aspettare che carica. Siccome io ho anche Steam che sta scaricando, è lentissimo.
Scusate per l'attesa, giusto per farvi vedere come funziona. Volendo ci si può anche registrare. Qui fate il login e vi salva. Molto utile perché vi serve anche per caricare direttamente le intro che create voi direttamente. Potete salvare direttamente sul vostro account. Ecco, vedete, da qui si scarica e si attiva poi il download. Da qui si può ritornare alla nostra intro. E niente, avete anche la possibilità di registrarvi. E poi potete salvare e creare direttamente delle intro online. Ricordatevi che questo servizio qui non si può usare per scopo commerciale, almeno quello c'è scritto sui termini. Poi siete liberi di utilizzarlo come vi torna meglio. Ah, e questa è la prima parte del video.